tu sei Alessandro? Sì. Le tue imitazioni mi piacciono tantissimo, il tuo Beppe Grillo è fantastico. Certo. Anzi, è una cosa pazzesca. Ho conosciuto Frank durante le Royal Rumble di Uguale Uguale Show. Ho capito subito che stava cercando di fare colpo su di me, stava provando a impressionarmi, faceva fin tenerezza. Comunque sì, hai ragione, sono molto forte. Molto identico. Sì, pensa che una volta è venuto Massimo Boldi a vedermi dal vivo e alla fine mi ha detto incredibile. Sì. No, io ti ho visto anche alle auditions di Pescara, sei stato un fuoriclasse. Io ci sto provando, imito mio papà, mia nonna, la badante di mia nonna russa. Mangio, mangio, Simonino! Mi ha fatto delle imitazioni banalotte, scolastiche, molto old school. Era come se fosse rimasto imprigionato negli anni 80. E io credo che la storia dell'imitazione sia divisa in due fasi. Esiste un prima e un dopo Gabriele Cirilli che fa Gangnam Style. E Frank sembrava bloccato nel pre-Cirilli. Lui era un pre-Cirilli. Allegria! Sono Mike Buongiorno! Questo qua l'ho scoperto io. Sono Pippo Baudo, hai capito? Pippo Baudo. Bravo! Di sera, sono di Cianoferro. No, vabbè, ma come so? Bombolo. Sì. No, vabbè, ho capito il genere. Sei bravo, dai. Con un po' di impegno, magari un'ospitata in TV la porti a casa. A pensarci adesso fa sorridere, perché non avevo capito niente. Comunque lavora, non ti abbattere, allenati, serve tempo. Cioè, questo non si fa in un giorno. Serve. In realtà io non ti ho fatto vedere tutto. Questo è Robert De Niro che mostra a tutti il suo nuovo smartphone. Questo è Costanzo. Questo è Costanzo che va su un motorino con due acceleratori. Questo è Topolino che va a farsi un esame della prostata. Un genio. Era chiaro che avevo davanti il più grande di tutti. Ero come quelli che avevano visto giocare Maradona, che avevano assistito a un concerto dei Beatles, visto il primo film di Sasha Grey. Vabbè, insomma, avete capito. Non sei male. Frank, dobbiamo andare, tocca a te. Un secondo solo. Ti devi impegnare ancora, hai capito, piccolino? Un'altra cosa. Fare imitazioni. Incredibile. Un urlo come quello l'ho sentito solo ai mondiali del 2006. Ho ancora i brividi. Ed ora Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Grillo, quello vero.